attraverso il mondo mentale, la via della conoscenza attraverso Attilio Masiero, a cura di VB, voce gmail.com, una voce. Nel delineare la naturalità dell'essere umano legata alla sua forma e le risorse che lui ha nello sviluppare questa forma e nell'articolarla per rapportarsi con il mondo, Abbiamo parlato di un'iniziale possibilità di sviluppo che poi, attraverso il mondo mentale, verrà plasmata, alterata ed indirizzata verso certi obiettivi concreti oppure verso certe mete spirituali. Stiamo parlando di concetti come personalità e identità che l'uomo costruisce sia in seguito al suo percorso educativo, e sia sulla base di un sistema d'ordine che si creerà in lui sotto la spinta automatica della struttura mentale. Proviamo ora ad affrontare una particolare cosiddetta alterità che diventa una presenza concreta. Che ogni uomo sperimenta fin da un bambino e che poi impara ad organizzare nella sua fase di maturazione perché ben presto si rende conto in modo implicito della densità di possibilità che questa cosiddetta alterità può offrirgli. Quando sarà adulto, questa presenza concreta diventerà il sostrato nel suo rapportarsi col mondo intorno a lui. Partecipante è il concetto di tempo? Una voce, no. È il tempo trasformato in concetto mentale. Il bambino impara a comprendere, attraverso lo scorrere del tempo, la successione di presenze diverse fra di loro, oppure quella di un fatto dopo l'altro, ed insieme a questo fa anche esperienza di contemporaneità. Nel corso della giornata ci sono varie attività da svolgere una dopo l'altra, ma anche operazioni da affrontare nel loro insieme e poi momenti di libertà. Così come ci sono presenze singole, ma anche presenze contemporanee, sia a scuola che in famiglia. Questo lo porta a comprendere che ciascuno ha a che fare con il tempo e che la relazionalità si svolge nella temporalità. E così l'uomo fa i conti con la questione della rilevanza e della scarsità del tempo, che incontra tutte le volte che vuole ridurre il tempo ad uno scadenzario molto denso, che può trasformarsi in un assillo oppure in uno stato d'ansia. L'uomo impara a concettualizzare che il tempo è una risorsa limitata, che diventa un assillo quando, costruendo la propria storia sulla base del proprio io, si accorge che gli anni sono velocemente passati e che quelli che ha davanti in previsione si stanno accorciando. Ma il tempo diventa anche ansia nel rivisitare tutto quello che non ha potuto realizzare per mancanza di tempo e diventa rammarico per tutto quello che non potrà che lasciare. Incompiuto.